Buonasera, ben ritrovati come tutti i lunedì sera all'appuntamento con Dilettanti per Dire. Insieme a noi in questa puntata ci sono il direttore generale del Borgo Manero Gino Turconi. Ciao Gino. Ciao Daniele. Insomma, che torna a trovarci dopo un annetto e insieme a lui invece debutta Gian Maria Racis, difensore Jolly dell'Omegna. Ciao Gian Maria. Ciao, buonasera. Insomma, entrambi più che contenti. Una volta era il derbissimo per eccellenza, Omegna Borgo Manero, però battute a parte. Sì, ai miei tempi quando giocavo era qualcosa di Ma eccezionale. era forte suo papà? Quando giocava per me a Pella, era un ottimo giocatore, un bravissimo, innanzitutto un bravissimo uomo, ma poi come giocatore era un tuttofare, uno che correva, sì, infatti le assomiglia anche. Ma è vero che lo chiamavano Careca? Non ti... Adesso erano un po' di anni fa, non me lo ricordo, però quello che ho detto lo conferma, un ragazzo è un buon giocatore, quello senz'altro. Ragazzi, siete contenti, siete rilassati perché sia Sì. Accademia Borgomanero che l'Omegna hanno ottenuto delle vittorie importanti. Voi, Gino, addirittura siete primi in classifica dopo 6 giornate, è vero che siamo all'inizio, però insomma è già passato un quinto di campionato, 6 giornate sono un quinto di campionato e siete là davanti. Per restarci? Ma noi siamo lì, siamo contenti, diciamo che si gioca un buon calcio, questa è la cosa migliore che posso dire. Abbiamo una buona squadra con dei bravi ragazzi, l'ambiente è sereno, c'è un buon direttore sportivo, un buon allenatore, la società si sta comportando nel migliore dei modi, quindi più di così non possiamo pretendere, siamo contenti. Gian Maria, voi siete quinti in classifica, ieri una vittoria importante con il Trino, è un buon momento, no, per Romagna? È un buon momento, sì, è un buon momento, ci troviamo tutti quanti bene, stiamo remando tutti quanti dalla stessa parte e siamo un gruppo coeso, col mister ci troviamo bene, con lo staff e speriamo di cavalcare quest'onda il più a lungo possibile. Ecco, ci sono stati dei paralleli, poi lo chiedo anche a Gino, nel senso che l'inizio di stagione, magari le amichevoli, le prime partite per la Carabbia, per Romagna, non sono state facili. Voi avete cambiato la guida tecnica, puntando poi su Adolfo Fusè, puntando su un gruppo molto omegnese, no? Le prime due partite, l'eliminazione di Coppa Italia, poi è scattata forse una scintilla. Io non so dove potrà arrivare Romagna, e sono sincero, secondo me state già facendo meglio di quanto io personalmente pensassi. Però credo che forse l'unità del gruppo, quel essere tutti insieme già magari da qualche anno, stia facendo la differenza. Sì, ci sono, vabbè, Pastorelli, Cabrini, quindi c'è un core, diciamo, molto Zoccolo duro. forte, esatto. E poi ci sono anche degli innesti nuovi. Per quanto riguarda il mister, sì, il Tavo non è più con noi, però c'è il mister Fusè che comunque, appunto, come ho detto, ci stiamo trovando molto bene. All'inizio, sì, conosci meglio di me il detto calcio d'agosto, no? E forse dovevamo un attimo trovare gli equilibri e conoscerci anche un pochino meglio e capire un attimo anche cosa voleva il mister, cosa si aspettava da noi e adesso sì, pian pianino. Diciamo, si consolida sempre di più la squadra e tutto il resto, quindi vediamo, come ho detto, speriamo di continuare a far Così. bene. Gino, addirittura, insomma, voi avete fatto un brutto precampionato, Vero? c'era qualche, non scricchiolio, però qualche, iniziava già qualche voce, invece... Voci, se corri dietro le voci non vai da nessuna parte. Diciamo che all'inizio devi trovare innanzitutto la formazione giusta. Calcola che l'anno scorso abbiamo tenuto due giocatori, poi li abbiamo cambiati tutti, quindi ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza. Io mi ricordo dopo l'eliminazione ho sentito due dirigenti della squadra avversaria che aveva vinto meritatamente, assolutamente, dire, ah, ma questi vanno giù. Un po' di calma, un po' di pazienza, perché il calcio è fatto di momenti, di episodi. Adesso sta andando tutto bene, all'inizio facevamo fatica, dovevamo trovare anche l'amalgama giusto, anche l'allenatore stava studiando qualcosa, ma non puoi affrettare dei giudizi così in Quindi un Briga Borgo Manero amichevole. sarà già una bella partita, ci ho capito. Ma c'è una bella partita, non me No, li sa. sarà dopo Ah, queste sarà, ma dichiarazioni. sì, ma una buona squadra, assolutamente, ma io l'ho detto, hanno vinto meritatamente. Però un po' troppo affrettato il giudizio, no, piano, Ecco, a calma. proposito di giudizi affrettati, per esempio il Novara, adesso sentiamo un'intervista di Gonzalez, sembrava già in Serie B Ho 2 settimane capito. fa, adesso è una squadra che deve lottare per non retrocedere. Chiaramente il Novara è una squadra neopromossa, ha un blasone, una storia importante. Se
secondo me non è da prime due posizioni, sono due altre squadre formazioni più forti, importanti, credo che possa arrivare ai playoff. Sentiamoci le interviste dopo la sconfitta volentieri di ieri 2-1 con il Lecco. No, è spento, no, sicuramente in questi ultimi tre, anche contando Alessandria, abbiamo, come si può dire, abbassato il livello di gioco. Non si parla di concentrazione, di entusiasmo, di voglia, perché la squadra anche nel secondo tempo ci siamo stati. Abbiamo perso un po' le metteture, la distanza di giocare, abbiamo magari esagerato a fare cose che non proviamo in settimana, quindi siamo andati un po' in fatica. Però per fortuna si gioca di nuovo mercoledì, a pensare a riposare e a pensare quello che abbiamo sbagliato queste ultime tre partite, che sicuramente è stato tanto, perché una squadra che punta al playoff, che vuole stare lì in alto e vuole dare fastidio a qualcuno, non puoi prendere così tanti gol. Avete provato a cambiare, il mister ha inserito anche forze fresche nell'intervallo, una risposta c'è stata, una partita proprio da rivedere, gli highlights sono determinanti perché c'è un'infinità di episodi incredibili, proprio sembrava la classico secondo tempo, giochiamo fino a mezzanotte tanto la palla non entra, l'ultimo episodio, no? L'assist di Peli a Buric è l'emblema di una partita che forse doveva andare così. Sì, è andata così perché noi e loro abbiamo giocato così, però come dici te sicuramente non so se fino a mezzanotte, ma dobbiamo rimanere più lucidi, magari riusciamo a trovare il pareggio. E è andata così, adesso a casa a riposare, a pensare a quello che si deve migliorare, a quello che si deve fare attenzione per mercoledì e tornare a fare un risultato positivo in un campo difficile. È arrivato il tuo gol numero 100, che significato ha per te in questa tua lunga militanza in Altuno? Spero di pensarci mercoledì dopo un risultato positivo. Oggi sono magari troppo amareggiato, anche incazzato per quello che abbiamo fatto quando che abbiamo perso, quindi 100 gol lo vedrò magari più avanti. Adesso purtroppo dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, se sarebbe stato un risultato positivo sarebbe stato più bello. Abbiamo sentito le parole di Gonzalez mentre stavamo discutendo anche sul valore del campionato sia di eccellenza che di promozione. Tra poco dovremmo avere, forse ce l'abbiamo già in linea, Guido Ferraro. Ci sei, Guido? Sì, buonasera a voi e a chi ci ascolta. C'è qua il tuo compagno di serata, Gino Turconi, Guido. No, io e Gino Turconi siamo compagni di lavoro, perché io e Gino siamo due grandissimi lavoratori. Non confondiamo il sacro con il profano, perché Gino Turconi lo conosco dal 1975, quando la Rona vinse il campionato di promozione, non c'era l'eccellenza, lui mi veniva a prendere a Oleggio Castello. Vero. E mi ricordo le trasferte a Bollengo, ed è una grande persona. Purtroppo, ma non lo dico perché lì con te, nel calcio di oggi ci vorrebbero 100.000 Gino Turconi che non ci sono più. Torneranno o non torneranno? Troppo buono. No, non credo che torneranno più, perché noi, io e Gino Turconi, apparteniamo come a una razza in via di estinzione, capisci? Siamo una categoria che dovrebbe essere protetta, perché abbiamo la cultura del lavoro e la passione. Poi ci piacciono anche le donne, perché adesso sembra che quelli che vanno con le donne sono quelli sbagliati. Noi, se è così, meno male che siamo sbagliati. Guido, ma ascoltami, abbiamo sentito prima Gonzalez, no? E poi ti volevo chiedere una cosa invece su Casale, anche sulle voci che sono uscite oggi dell'interessamento da parte della società, della proprietà del Casale per la Sampdoria, è uscito sulla Repubblica, sul Secolo XIX, no? E te lo chiedo alla luce anche dello striscione che ieri i tifosi del Casale hanno esposto allo stadio di Gozzano, un chiaro attacco alla società. Sappiamo che c'era stato uno sciopero da parte dei giocatori per mancati pagamenti, insomma c'è stato uno striscione da parte dei tifosi del Casale, chi lavora va pagato, questo era lo striscione. Dopo ne parliamo. Tornando invece sulle parole di Gonzalez, che ha detto bisogna avere pazienza, calma, tranquillità, ne parlavamo prima con Gino e con Gianmaria Racis qui in studio, è chiaro che nel calcio si passa dalle stelle alle stalle in non un mese ma in due settimane. Ne parlavamo anche io e te ieri al telefono, il Novara due settimane fa sembrava pronto per la Serie B, adesso se leggi i commenti dei tifosi deve lottare per salvarsi, insomma c'è una via di mezzo. Sono d'accordo quando dici che forse il Novara è una squadra che può puntare ai playoff, secondo me il valore giusto è quello, sbaglio?
Guarda, c'è praticamente in 5 punti ci sono 14 squadre. Dall'Albino Leffe, che prima di giocare col Novara sembrava sotto un treno, ha vinto col Novara, poi ha vinto ieri 3-0 a Trieste, al San Giuliano e Renate. Renate ha perso a Novara la prima giornata, poi ha fatto 4 vittorie e 3 pareggi e è andato in testa alla classifica. Io sabato ho visto, tu sai che seguo la Serie C per tutto sport, prima ho visto Foggia in Crotone che ha vinto Foggia 1-0 con un gol di Vutai su un errore del portiere Branduardi del Crotone che è uscito fuori area a eliminare perdendo il pallone. Poi ho visto Catanzaro-Viterbese, una partita bellissima, il Catanzaro ha vinto 3-2 e poi in serata ho visto anche il derby lucano Picerno-Potenza, col Potenza che vinceva 2-0 è rimasto in 9, ha preso il 2-2 al 90°. C'è un abisso, tra virgolette, tra le squadre del girone C, il Catanzaro ha fatto 7 vittorie e un gol, 7 vittorie e un pareggio in 8 partite, imbattuto, l'unica squadra imbattuta, ha fatto 28 gol, in Italia dalla Serie A alla Serie D ha l'attacco più forte, su 266 squadre in Italia dalla A alla D, davanti alla Gian Erminio, no, che è capolista del girone D. In questo girone, se c'è in testa una matricola, il San Giuliano, che ha già perso 3 partite su 8, ti dà la dimensione di che girone possa essere. Non c'è neanche più una squadra imbattuta. Il Renate e il Pordenone hanno perso una sola partita. Il Pordenone l'ha persa in casa questa partita, il Renate l'ha persa a Novara. Il Pordenone gioca in serata, mentre noi stiamo parlando, gioca al Martelli di Mantova, se vince va in testa alla classifica. Poi mercoledì si ritorna in campo. Io credo che il Novara è una buonissima squadra, però se nelle ultime 20 partite l'attaccante del Novara ha fatto un solo gol, Bortolussi, che io reputo un ottimo giocatore, sia chiaro, perché è un giocatore che ha fatto negli ultimi 2 anni è andato sempre in doppia cifra, anzi negli ultimi 3 era in doppia cifra Novara e in doppia cifra Cesena, però poi il Cesena per vincere il campionato ha preso Simone Coratta, ieri il Cesena ha vinto 4-0, Coratta ha fatto 3 gol. Allora non bisogna caricare il Novara di una responsabilità eccessiva, questo Novara se va tutto bene si gioca il campionato con altre 4-5 squadre, se va tutto meno bene può arrivare dal quinto al nono, ottavo, settimo posto. Io credo che alla lunga i valori emergano sempre. Una grande delusione è sicuramente il Vicenza, che in 4 trasferte ha perso 2-1 a Padova, ha perso 3-1 a Novara, ha perso 2-1 ieri a Renate e ha pareggiato con grande difficoltà 1-1 con l'Albino Leffe a Zanica, dove del resto il Novara ha perso. È un campionato che non ha padroni, non c'è una squadra nettamente più forte dell'altra. Il Padova, che aveva fatto 4 vittorie consecutive, alla fine è andato in difficoltà, ieri ha fatto 0-0. La Ferrati Salò, che è una buona squadra, una delle più forti, ieri vinceva 1-0 ad Arzignano, gol di guerra di testa, poi è stata rimontata da una neopromossa. E se vediamo che le neopromosse Arzignano e San Giuliano, e lo stesso Novara, che è una neopromossa, sono nelle prime posizioni, non è mai accaduto in passato che dopo 8 giornate di campionato, nelle prime 4 posizioni c'erano 3 neopromosse. Ho reso l'idea parlando con Bruno Tedino, che ci siamo sentiti mentre col Pullman rientrava, che ha vinto a Buster City, non aveva mai vinto, perso in casa la Propatria e il Pordenone e il Trento, dove debuttava Tedino, ha vinto lì, e lui ha detto: per me il campionato lo vince il Pordenone, che ha il centrocampo più forte di tutti e 3 i gironi, perché ha 4-5 giocatori che giocavano in Serie B e li ha avuti lui l'anno scorso. Io penso che questi addetti ai lavori, che conoscono più di Guido Ferraro, più di Daniele Piodra, più di Roberto Cominori, perché li allenano i giocatori, li conoscono, li hanno avuti sul campo 7 giorni la settimana, 5 giorni la settimana, a volte anche il doppio mattina e pomeriggio. Se ti dicono che il Pordenone è più forte, Tedino mi ha detto, te lo dico adesso, il campionato lo vincerà il Pordenone, io a Bruno Tedino ci devo credere, poi magari non lo vince il Pordenone, però sicuramente il Vicenza, che per adesso ha perso già 3 partite e ha già preso 10 gol in 8 giornate, non ha una media da vincere il campionato. Il Pordenone, sai quanti gol ha preso? 2 gol alla difesa meno battuta d'Italia, anche questo è un numero. Lui c'è la difesa che non prende gol e hai c'è il gol. Se poi avessi un Gino Turconi davanti che ti fa gol, se il Pordenone avesse Gino Turconi degli anni d'oro, vince il campionato in carrozza. Guido, e invece Serie D, ieri è una giornata negativa con le nostre tutte e 3 sconfitte, però insomma di Gozzano, poi abbiamo i servizi, quindi non ti voglio coinvolgere. Ci voglio coinvolgere sul discorso del Casale, no? Su questo interessamento per la Sampdoria della proprietà del Casale. Insomma. Allora, il Casale non chiedermi la fonte che mi ha rivelato queste cose, diciamo non segrete, ma segrete sono. I giocatori hanno preso degli assegni postdatati, anche se non si potrebbero prendere, tu lo sai, per legge, a saldo della passata stagione. Adesso gli assegni vanno all'incasso tra pochi giorni, vedremo se saranno coperti. Però io dico che una società, una proprietà, poi magari compra anche Real Madrid, che non sta pagando dei giocatori di Serie D, no? Di Serie D, i rimborsi spese, chiamiamoli rimborsi spese,
ha dei giocatori di Serie D e poi vuol prendere la Sampdoria, che è una squadra di Serie A, a me lascia un po' basito. Certo, il Casale dal 23 luglio, giorno in cui ha iniziato ad allenarsi, a fare la preparazione, a oggi, se non li hanno pagati questa mattina, ma fino a ieri... Allora fai Guido, stiamo dicendo le cose che, ripeto, ieri i tifosi del Casale allo stadio sono arrivati esponendo questo striscione, chiarissimo, anche perché non è che stiamo raccontando delle fandonie, ma il fatto che ci fosse stato uno sciopero, comunque una grande fibrillazione, era su tutti i giornali, sui media di Casale. Allora, domani il Casale inizia la preparazione, inizia gli allenamenti settimanali. Mi dicono che il segretario non si presenta, il magazziniere non si presenta, il medico non si presenta e probabilmente anche qualche giocatore non si presenta. Certo. Questo secondo me fa crescere la rabbia, fra virgolette, del Gozzano, che purtroppo ieri ha perso una partita. E siccome io ragiono sempre sulle proiezioni dei numeri che mi hanno insegnato direttori sportivi importanti, il Gozzano ha perso a Tortona 3-0 contro il Dertona, che ieri ha perso 5-1 con la Sanremese. Il Dertona in 9 partite, una sola partita non ha preso gol col Gozzano. Questo è un segnale che l'attacco del Gozzano, affidato a 3 ottimi giocatori, ma un 2000 Bono, un 2004 San Giorgio e un altro Under Rao, e nessuno punta di ruolo, di un attaccante importante, nessuno punta di ruolo. Chieri, che ieri che davanti al Chiero, che pure ieri ha sbagliato un rigore, ma poi al Chiero ha fatto gol, e il Chieri ha pareggiato con la Fettanese. Il Bra a Pavesi, che abita a Novara e che ieri ha fatto gol, e il Bra ha vinto. Il Gozzano, se al mercato invernale prende un attaccante importante che fa 15-18 gol in questa categoria, stai tranquillo che il Gozzano farà un grande campionato. Chiudo, e mi spiace per il Borgosesia, la 6ª sconfitta. Il Borgosesia domenica c'ha il Pinerolo, e come si suol dire, vincere o morire, perché altrimenti dopo la situazione diventa veramente complicata. Grazie Guido. Buonasera a voi a tutti. Ciao Guido. Un abbraccio dunque. Ciao Ginaccio. Ciao bello. Sei Guido. Sempre il più grande, sei sempre il numero uno. Ciao Guido. Ciao. Allora, adesso diceva Guido della sconfitta del Gozzano contro il Casale, andiamo a vedere questo 0-1 con un Gozzano spuntato, un paio di occasioni, ma non è stata una grande partita. Il Casale vince 1-0 allo stadio d'Albertas contro il Gozzano e aggancia a quota 16 in classifica il rossoblu, una partita abbastanza bloccata con pochissime occasioni da rete. Ha deciso infatti un gol nel finale di Intinacelli appena entrato. Non un gran primo tempo quello che si gioca a Gozzano, squadre che si annullano e occasioni che latitano. La prima al decimo è per San Giorgio, l'esterno rossoblu servito da Rau da posizione leggermente defilata, incrocia bene il tiro ma Guerci respinge. Prima del riposo al 42esimo, colpo di testa di Mesina che termina tra le braccia di Vage. Nel secondo tempo cambia poco nel copione della partita. All'11esima, bella azione del Gozzano con Vono che scucchiaia per San Giorgio sul cross molto insidioso. Rau arriva in ritardo di un centesimo di secondo. Il Casale trova il gol che decide la contesa al 31esimo. Intinacelli, entrato da meno di 30 secondi, approfitta di un errore difensivo del Gozzano e davanti a Vagge non sbaglia. Sale il nervosismo in questa circostanza e il direttore di gara, protagonista di una direzione non proprio perfetta, espelle Schettino dalla panchina. Non succede più nulla, vince Casale 1-0. Prima delle interviste, dove può arrivare il Gozzano? Sei d'accordo con Guido, con un attaccante? Ma manca un attaccante, io li ho visti un paio di volte, giocano, secondo me giocano bene, ha degli ottimi giocatori, perché diciamo il Vono è bravo, San Giorgio, però manca una prima punta, uno che la butti dentro. Gian Maria? Posso che rifarmi le tue parole, se nel calcio se fai gol vinci, ragazzi, se non segni viene un po' più complicata. Nella fattispecie del Gozzano, dico, adesso so che forse Vono è addirittura il capocannoniere, mi sembra, con 3-4 gol. E io gli auguro, lo conosco poi personalmente, quindi gli auguro sicuramente di continuare in questo modo, e poi se per il Gozzano... Qualcosina manca là davanti, perché se avesse una punta di ruolo, come diceva Guido, là 12-15 gol, ha ragione. È una squadra che può arrivare tranquillamente nelle prime 3-4 posizioni. Gioca bene, sa difendersi anche, però purtroppo sono butti dentro, certo. È sempre torto. Le interviste. E cosa è successo dopo il gol del Casale? Ti riferisci all'espulsione? Ma fondamentalmente l'arbitro, come giusto che sia, perché pare che il regolamento dica questo e lo sappiamo, che in caso di confusione a pagare sia l'allenatore, quindi probabilmente nelle proteste generali
lui ha ritenuto che ci fossero troppe persone in piedi e quindi l'allenatore è andato fuori. No, perché siamo rimasti un po' sorpresi in quanto noi abbiamo visto altre persone muoversi, ma non l'allenatore che era seduto al suo posto. Sì, sì, hai detto bene, però cosa devi fare? Ormai è andata. Questo è un regolamento che dà forza alla terna arbitrale, che secondo me oggi non ha neanche fatto una partita, no, ha fatto una partita normale, che dopo a un certo punto, non so per quale motivo, credono di diventare protagonisti e girano l'inerzia delle cose, anche l'espulsione, anche perché l'espulsione pesa, no? Questo a prescindere se allenatore, l'allenatore in seconda, il preparatore atletico o un giocatore. Non c'era motivo. Hanno voluto determinare anche in tal senso. Comunque va bene così. Invece da un punto di vista tecnico io ho visto tutto sommato un buon Gozzano che ha sicuramente fatto di più del Casale e forse è mancato un attimo nel momento della sostituzione del giocatore che ha poi segnato, che era entrato in campo a 10 secondi e si è ritrovato davanti a Vaggi. No, ma il gol abbiamo fatto un pasticcio evidente e in un momento della gara dove eravamo in controllo loro si sono abbassati tutti al di sotto della linea metà campo, volevano difendere uno 0-0 che credo fosse il loro obiettivo primario e noi ci siamo complicati un po' la vita. Poi dispiace perché è una partita che ai punti già il pareggio sarebbe stato stretto, però bisogna accettare e come abbiamo sempre fatto partiremo dagli errori e cercheremo di riprendere il nostro cammino. Abbiamo visto dunque le immagini, le parole Schettino, sono d'accordo con il mister, nel senso che non ci sono stati errori marchiani, però una direzione di gara che non mi ha assolutamente convinto, un 5 in pagella al direttore, che era tra l'altro da Crotone, io dico sempre, da Crotone, tra pagare aereo, ma che non si capisce, sono le cose che mi lasciano un po' perplesso del calcio. Non dice niente poi, perché effettivamente devono fare trasferti, i nostri vanno giù là, non so per che motivo. Però costano, costa. Non è gratis, e poi il pernottamento, tutte queste cose. Sono gli sprechi del mondo del calcio che magari 20 anni fa si potevano anche fare, adesso è un pochettino di accortezza. Rivedere un po' di cose. Anche sì. Queste decisioni. Lo Stresa ha giocato alle 16, un'ora dopo 1-0, 1-2, 2-2, e poi all'ultimo respiro quasi il Vado ha vinto la partita. Vediamo come. Siamo giunti alla nona giornata del campionato di Serie D, lo Stresa Vergante ha affrontato in casa il Vado che attualmente è al terzo posto in classifica, ha cercato di espugnare chiaramente il Forlano, ma la squadra di mister Nicolini, che viene da due risultati positivi dopo il poker al Chieri per 4-0 e poi il pareggio settimana scorsa a Fossano, non è stata a guardare. Lo Stresa è sceso in campo con lo schema del 3-5-2 mentre il Vado ha contrattaccato con lo schema offensivo del 4-3-3. Al terzo minuto cross di Spera, Sciotti commette fallo su Tripoli in aria, sul dischetto va a calciare sempre lo stesso Tripoli che sigla già da subito l'1-0. Al quinto minuto Barranco sfuma il gol con un tiro rasoterra dalla distanza ma rimbalza sul palo sinistro. Al 13° minuto Di Renzo sigla il pareggio con un tiro micidiale da dentro l'area. Al 19° minuto arriva il gol del vantaggio per gli ospiti liguri. Di Renzo con eleganza insacca la palla in rete con una deviazione di testa. Al 21° minuto, occasione persa per il Vado, Ghigliotti si porta minaccioso davanti alla porta ma non riesce a concretizzare. Al 43° minuto, Ghigliotti commette fallo su Gerevini in area, il rigore viene calciato da Tripoli che sigla il pareggio, il 2-2. Al 10° minuto della ripresa, Capano da dentro l'area calcia una fucilata in direzione di porta ma la palla termina di poco fuori sull'angolino sinistro. Al 26° minuto, miracolo di Taliento che salva la squadra di Nicolini da una pressante offensiva degli ospiti tuffandosi prontamente sul pallone. Al 32° minuto, Argento calcia un tiro cross su punizione in direzione di porta, cerca di concretizzare Tripoli da dentro l'area ma l'azione termina con un nulla di fatto. Al 37° minuto i Blues subiscono un duro colpo perché Pisanello viene espulso per somma di ammonizione di gialli. Al 42° minuto Adusa sigla il gol decisivo che manda in vantaggio i liguri sui padroni di casa. Nonostante gli sforzi dello Stresa poi per recuperare, per siglare almeno il pareggio, la partita si conclude con una vittoria del Vado per 3-2.
Abbiamo visto questa partita, lo Stresa che si sta, Stresa Vergata che si sta dimostrando in grado di esserci in questo campionato, sì, contro una delle big che è seconda o terza in classifica, sì, 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 terza, a due minuti dalla fine ha preso questo gol evitabile con un mezzo infortunio del portiere, altrimenti avrebbe matato un'altra, cioè avrebbe fermato un'altra big del campionato dopo aver fermato il Dertone, dopo aver fermato il Chieri, insomma una squadra che c'è. Sta facendo benissimo. Oltretutto cambiando quasi tutta la squadra, perché per motivi loro hanno dovuto prendere tanta gente nuova, quindi il problema rotolo, ragazzi, questo è un problema che ha influito anche moralmente e psicologicamente non poco, e quindi quello che sto facendo per me è tanta roba, perché quando devi cambiare 8-10 giocatori in un campionato come Serie D, ragazzi, è duro, certo. C'è da rispettarli. Gianmaria? Sì, sono più d'accordo, anche perché comunque la squadra, e ti posso parlare dall'interno, per i giocatori è molto importante avere, sai, contare sul tuo compagno, comunque anche magari tante volte senza parlare puoi capirti, e quando ti trovi a dover cambiare, ribaltare tutto quanto, è un bello scossone anche, anche per i ragazzi, per i giocatori. Che poi loro sono andati via, diciamo, elementi forti, con grande personalità, ragazzi, che quelli... Ma fa un problema, dei leader, certo. Hai capito, sostituire non ce ne sono più, come Frascoia, certo. Come hanno dovuto prendere gente nuova sperando che potessero trasmettere, diciamo, quel peperoncino, e non è facile trovarli, e per quello dico stanno facendo bene, per quello che hanno dovuto mettere assieme. Gianmaria, poi ci vediamo in intervista. Sì, adesso non mi è mai capitato di giocare con Frascoia, però lo conosco per i tornei estivi, comunque. Sì, lo conosco, e fa una gran differenza avere qualcuno che ti sprona in questo modo e ti guida. Poi l'ho sempre detto, l'ho detto anche all'inizio dell'anno, cioè, una volta magari Mattia aveva anche un modo forte nei confronti dei giovani, siccome anche negli ultimi anni invece l'ha un po' cambiato questo modo, modificato più che altro, sì, certo. Mantenendo la sua leadership, diciamo... ma diventando una leadership più morbida, esatto. Cioè col consiglio giusto e non con l'urlo, quindi questo, okay, è importante. Le interviste di Stresa Vado. Allora mister, oggi una partita combattutissima, poi il gol decisivo è arrivato alla fine. Sì, una partita combattuta, tosta, contro una squadra secondo me organizzata, con dei giocatori forti in tutti i reparti. Sapevamo di venire qui e fare una partita intensa, di ritmo, di battaglia, e l'abbiamo fatto. Purtroppo peccato, perché siamo partiti bene, poi l'episodio del rigore ha un po' condizionato l'inizio, però devo dire che la squadra ha reagito bene, l'ha ribaltata subito creando situazioni, occasioni. Peccato per la fine del primo tempo, che abbiamo concesso ancora la situazione del rigore, che nasce secondo me già prima da un calcio d'angolo che non dobbiamo concedere, quindi dai. Si è messa in salita ancora per il secondo tempo, però devo fare i complimenti ai ragazzi, perché ci hanno creduto fino alla fine, e oggi siamo stati premiati negli ultimi minuti, al contrario di domenica scorsa che abbiamo preso gol al 97esimo. Quindi credo che questo sia il calcio, sia il merito di una squadra che ci crede, ci gioca, lotta. Sono partite toste, difficili, e credo che siano tre punti molto molto importanti. Come si dice, ognuno il suo, nonostante i due rigori subiti all'inizio, poi alla fine avete saputo sfruttare, diciamo, l'occasione dell'uomo in più. Sì, però indipendentemente dall'uomo in più, la squadra ci ha creduto, ha battagliato, ha creato, ha subito in alcuni momenti della gara, però ripeto, la mentalità e la voglia di cercare la vittoria c'era già 11 contro 11, poi sicuramente l'uomo in più può averci dato qualche cosa dal punto di vista emotivo, però credo che negli ultimi minuti anche la situazione del gol è nata da una palla dentro l'area, lì è venuto veramente fuori la voglia di andare a creare l'occasione. Ci siamo riusciti, siamo stati bravi, oggi siamo stati premiati, però la squadra sa benissimo che queste sono le partite che dobbiamo affrontare e la difficoltà che abbiamo in questi momenti. Mister, alla fine ci stava questo punto, che purtroppo non è arrivato poi con l'espulsione di Pisanello alla fine? Sì, il punto ci stava assolutamente, abbiamo preso questo gol alla fine un po' rocambolesco, che onestamente vorrei un po' rivedere, perché non ho capito bene cosa sia successo, però è un peccato, ma è un peccato per i ragazzi che hanno fatto una grande prestazione. Siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto subito la palla del 2-0, poi sono stati bravi loro comunque a rimontarla, siamo rimasti in partita, abbiamo pareggiato e alla fine è stato un secondo tempo combattuto e loro hanno trovato appunto questo gol poi non avevamo più il tempo e la forza per recuperare, comunque come hai detto tu eravamo anche un in meno, però ti ripeto, sono dispiaciuto per i ragazzi perché hanno fatto una grandissima prestazione.
Oggi appunto una prestazione bellissima, purtroppo è mancato il risultato, però i ragazzi sono scesi in campo con le idee chiare e nonostante tutto hanno affrontato quella che attualmente era la terza in classifica di questo girone. Sì, sì, io sono, ti ripeto, sono contentissimo perché ogni settimana vedo dei grandi progressi. Però il calcio è questo, tendenzialmente queste partite qua chi è là davanti le vince al 90esimo e chi è sotto le perde al 90esimo, quindi che ci serva da lezione per il futuro. Allora, prima di andare in pubblicità abbiamo in linea Manuel Lunardon, tecnico del Borgasesia. Ciao Manuel. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Allora, momento difficile, no? Questa serie di sconfitte, alcune delle quali, Manuel, immeritate. Prima Guido ha detto domenica il Borgasesia ha una partita da vincere a tutti i costi in casa contro il Pinerolo. Però io ti chiedo, in una squadra giovane come la tua, quanto è difficile lavorare sulla testa dei tuoi ragazzi in questo momento? Ma, sì, come ha detto bene domenica, sicuramente la parola bisogna fare punti, non ti dico vincere per forza perché a oggi mettere questi paletti diventa complicato. Sicuramente lavorare sulla testa dei ragazzi in questo momento non è semplice perché la fiducia viene meno durante la gara perché al primo mezzo episodio negativo prendiamo gol e quindi questa cosina qua un po' destabilizza. Una squadra che però non ha mai mancato di fare prestazioni, no? Cioè io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno in ogni aspetto della vita e anche dello sport. È chiaro che per esempio voi avete tenuto in scacco la Sanremese, la Castanese, se non fosse stato per degli errori difensivi, dei rigori, i punti li avreste fatti. Cioè la prestazione non è mai mancata, Manuel. No, sono d'accordo con te. Probabilmente alla nostra classifica mancano 2 o 3 punti, dai, perché secondo me mancano quei 2 o 3 punti lì, perché contro Sanremese, contro Castanese, ma anche contro il Vado stesso, secondo me, se si teneva meglio l'inizio della ripresa, si poteva fare un risultato diverso, ma ormai le pareti sono passate, bisogna guardare avanti, bisogna lavorare, i ragazzi devono stare tranquilli perché non voglio vedere paure, non voglio vedere timori, perché le pareti vanno affrontate, vanno giocate soprattutto, non bisogna essere passivi. Quanto anche agevola, aiuta il fatto che ci sia una grande serenità e anche fiducia nell'operato tuo e dei ragazzi anche da parte del presidente e del direttore? Sì, no, quello aiuta tanto, infatti ringrazio questa cosa qua, società, direttore. E allo stesso tempo anche i ragazzi comunque devono capire l'ambiente in cui sono finiti, perché da un'altra parte probabilmente ci sarebbero state altri tipi di dinamiche, quindi bisogna crescere in fretta sotto tanti punti di vista, non solo calcistici. Quanto vorresti giocare alla partita di domenica? Quanto vorresti giocarla tu, quella partita? No, devono giocare i ragazzi, io non ce la faccio più, faccio 3 corse e casco in terra, quindi devono giocare i ragazzi, devono dare una mano a loro. Però fisicamente saresti ancora in grado, perché se sei asciutto come... Insomma. No. Spazio a chi deve giocare. Cosa potrà fare la differenza, Mano, nella partita col Pinerolo? Ma sicuramente i dettagli, perché a oggi, ti ripeto, a ogni episodio un po' negativo ce lo facciamo girare anche contro, perché io non credo tanto alla fortuna e alla sfortuna, perché quelle cose lì te le ricrei, quindi bisogna fare molta attenzione, bisogna fare una corsa in più per il compagno, bisogna... Essere una squadra di tennis in corpo di ragazzi di 18. Perfetto. Grazie Manuel, in bocca al lupo. Non so, facciamo tutti tifo per il Borgosese. Grazie mille, grazie per la telefonata e buonasera a tutti. Queste dunque le parole di Manuel Lunardon. Ora andiamo in pubblicità, poi torniamo qui con la seconda e poi con la terza parte di Dilettanti per Dire. A tra poco. Di nuovo in insieme dopo la pubblicità per parlare di eccellenza. L'abbiamo detto prima, Gino, questa accademia che guarda tutti dall'alto. Che sensazione è? Perché Cominoli, a proposito dei numeri, prima l'ha detto, era dal 2003-2004 che non c'era una serie così consecutiva di vittorie. Sì, l'anno di Acona, così. Ma sensazione positiva, Daniele. Quando sei là in alto sei contento, siamo contenti tutti, anche perché noi non dovevamo vincere niente, per l'amor della Madonna. Siamo contenti perché una buona squadra gioca un buon calcio, questo te lo posso garantire, gioca bene.
e se siamo lì perché insomma qualche merito l'abbiamo, perché insomma i punti li abbiamo, gol ne abbiamo fatti 12, ne abbiamo presi 2, ma giocando bene, cioè il risultato lo ottieni giocando. Non posso dire l'unico rammarico, sì, qual è, ne parlavamo prima di cominciare la trasmissione, quello del pubblico, no? Speriamo che si svegli un po' questa città di Borgo Manero che è sempre tanto tanto fredda nei confronti del calcio da tanti troppi anni. È un po' il nostro tallone d'Achille, perché desidereremmo vedere qualcuno in più, ma non pretendere il pubblico di quando io facevo il direttore sportivo, che là era un'esagerazione, 1800, adesso però 150, 120 a Borgo Manero, città di 23.000 abitanti, sono pochi. Con una squadra prima classifica sono un po' troppi. Invece per esempio a Omeglia un pochettino più di pubblico quest'anno, c'è o sbaglio? Sì, io? Sì, è migliorata. È migliorata sotto questo aspetto la situazione, anche appunto dicevamo prima grazie a la presenza di tanti ragazzi. Molti ragazzi che comunque ci tiene molto il press a questa cosa e non manca mai di ricordarcela, di comunque dare un sostegno ai ragazzi, farci vedere, magari ogni tanto, molto spesso succede che andiamo al campo quando c'è la loro partita il sabato, e questo poi si traduce con i ragazzi che poi vengono, sì, a vederti. Questa è una cosa intelligente, loro mandano, sì, l'ho letto, mandano i ragazzi della prima squadra. Si dividono i compiti e tutti i ragazzi vanno a vedere gli allenamenti e le partite del settore giovanile, così almeno creano anche un minimo di senso di appartenenza e di voglia. Certo, c'è un po' di calore anche. Sì, diciamo. Sì, no. Poi ti vedono e dicono ci vediamo poi al campo. Potrebbe essere un'idea anche per voi. Ma guarda che noi, sai, abbiamo sempre 18 squadre, e che vedi, abbiamo tentato anche di far venire i ragazzini facendo pagare ai genitori una sciocchezzuola per invogliarli, ma non abbiamo mosso nulla, non lo so, è diventata fredda come città. Poi giovani non ne vediamo, tutte persone anziane. Ah, beh, quello un po' da tutte le parti, nel calcio purtroppo. Che purtroppo qualcuno poi... Ti tiro sul morale, ti faccio vedere la vittoria di ieri, Gino. Ti ringrazio. Questo rigore al Veneno Mincauda per il Baveno, invece gioia per voi, la vittoria di 1-0 ieri. Vittoria pesante per l'Accademia Borgomanero, che in una partita complicatissima riesce ad avere la meglio di un Baveno agguerrito, ben messo in campo, che sembra aver trovato la strada giusta da seguire per risalire in graduatoria. Gara molto equilibrata fino ai minuti finali di partita. Andiamo in cronaca, al secondo occasione per l'Accademia. In ripartenza di Latta che si allarga sulla destra, salta Ramaglio e prova il diagonale a mezza altezza, palla che esce di poco alla destra di Poletti. La replica del Baveno arriva all'11esimo, cross dalla sinistra per Austoni, diagonale debole e facile preda di Galli. Al 31esimo azione fotocopia, bella combinazione per via centrale, palla larga sulla destra ancora per Austoni, questa volta il diagonale è molto più potente del primo, ma Galli respinge in angolo. Al 36esimo si fa vedere l'Accademia, bel lancio di Di Cesare, sponda di petto di Latta per Orlando che prova di prima intenzione, palla alle stelle. Nella ripresa parte bene l'Accademia, al secondo bella combinazione per vie centrali, palla filtrante per Orlando che si trova tu per tu con Poletti, tiro preciso ma il portiere si supera e con la punta del piede neutralizza. Al 35esimo risponde il Baveno, calcio di punizione dalla lunga distanza di Marchionini, Galli respinge di pugno proprio sulla testa di Romano che da buona posizione manda alto di poco. Ancora Baveno pericoloso al 38esimo, batte e ribatte in aria, pallone che viene controllato da Romano in piena area di rigore, tiro sporco salvato da un difensore sulla linea a Galli battuto. Al 40esimo incursione dalla sinistra di De Bey che entra in aria, si libera per il tiro sul primo palo, Poletti neutralizza con sicurezza. Al 43esimo l'episodio che decide l'incontro, lancio per Orlando che si invola sul filo del fuorigioco e viene travolto da Poletti. L'arbitro assegna il penalty, da rivedere l'interpretazione del vantaggio. Sul punto di battuta va all'Atta, tiro piazzato, Poletti non si muove e palla in rete. L'ultimo brivido della partita al 50esimo è per il Baveno, batti e ribatti al limite dell'area, palla per Romano che elude l'intervento di un avversario e calcia, però la palla termina alta. L'Accademia capitalizza a pieno il risultato negativo delle sue avversarie per il vertice della classifica, il Baveno può tenersi stretta la prestazione. Sicuramente sì, Gino. Orlando, ma chi l'ha preso Orlando?
Ma è stata una combinazione, questo ragazzo è un professore ESEF e le hanno dato il posto di lavoro vicino a Borgo Manero e noi l'abbiamo saputo, non noi, il direttore sportivo l'ha saputo, l'ha interpellato, lui è venuto molto volentieri. È il vostro valore aggiunto in queste partite, questa sì, prima... Io non lo conoscevo, sentivo parlare, ho giocato con Zano così, però è un giocatore notevole, poi innanzitutto c'è una determinazione, una grinta, pur non essendo fisicamente una è bravo, è molto bravo. Poi è uno tignoso, sai quelli che non mollano mai. Questo è stato ecco, una delle fortune che abbiamo avuto ultimamente. Ecco. Gino, se ci vediamo la classifica, poi sentiamo le interviste, e poi lo chiedo anche a Gianmaria. Qual è, vabbè, dico l'anti-Borgo Manero, nel senso che quando uno è primo, insomma, devi trovare, devi trovare un anti-Borgo Manero. Particolari questi. Chi sta facendo un po' male è un dato oggettivo l'RG Ticino, perché sì, insomma, 6 giornate, 10 punti, l'eliminazione in Coppa Italia... le ambizioni, le aspettative erano un po' diverse a questo punto della stagione. Però qual è la squadra che secondo te può darvi più fastidio? Beh, Borgaro è sempre un'ottima squadra. Che però ieri ha perso con la Greville. Sì, gioca bene a calcio, tutto. Poi se guardi bene, oddio, il Verbania con noi ha fatto un'ottima partita. Il Baveno ieri, credimi, ha fatto una grande partita, l'ho detto a tutti i dirigenti. Poi il risultato l'ha dato conto, poteva essere un pareggio. Però viste, diciamo, una volta ti danno una guarda. Però sceglimi l'anti-Borgo Manero, quello che da Gianmaria chi è? Ma Borgaro... Ticino sicuro, perché la lunga sarà quella che chiama? Ma se dovessi scegliere ti direi il Verbania. Oh, a sorpresa! Beh, buona squadra, ragazzi. Con noi ha fatto un'ottima partita. Tentamante, sta facendo delle cose clamorose. Mamma mia. Hai tirato fuori un jolly... Saranno contenti a Verbania, perché effettivamente... Anche poi i segreti, anche il Verbania, la squadra non prende mai gol. L'organizzazione di Oliva che dà le sue squadre... Non è un caso, già l'anno scorso... No, poi messi bene portiere, dietro, insomma, no. Permettono poco, ecco questo. Sì, assolutamente sì. E ti direi Verbania, ma poi in realtà quando poi sei lì davanti diventi la squadra da battere, quindi... Ma la lunga è il buono. Tutte potrebbero darvi... Sì, no, la lunga deve tirare fuori qualcosa. Ragazzi, questi fanno sacrifici importanti, perché sono fuori portata per tutti noi, ma per l'amor di Dio, ognuno fa il suo campionato. Loro potenzialmente, ragazzi, lì una squadra... per la categoria importanze già pronta per la Serie D, sono d'accordo con te Gino, sono d'accordo. Le interviste di Baveno Accademia. Mister, lo abbiamo visto uscire dal campo nervosa, effettivamente una punizione così all'ultimo istante, forse il Baveno non se lo meritava. No, non ce lo siamo meritati assolutamente, dopo una grandissima prestazione di squadra. Poi mi hanno detto, rivedendo le immagini, un metro in fuorigioco l'azione che ha fatto partire poi l'azione del rigore, per cui sono molto arrabbiato perché poi queste partite qua, da una situazione in cui riesce a tirare fuori carattere, gioco, bel gioco oggi e quant'altro, peccato che venga sempre rovinata poi una partita del genere da decisioni che è umano, però insomma inizia a essere, oggi è stata pesante, ecco, oggi è stata pesante. Non voglio metterle anche ulteriormente benzina sul fuoco, ma anche da rivedere quella che poteva essere l'interpretazione della regola del vantaggio, nel senso che l'arbitro ha lasciato proseguire e poi ha segnato successivamente il penalty. Non commento sta cosa perché, ripeto, è partito tutto viziato da un fuorigioco l'azione, perché poi tutto il resto non conta. Però la sua squadra può ripartire da questa ottima prestazione in vista di un proseguo di campionato per risalire alla china? No, assolutamente. Oggi abbiamo chiesto ai ragazzi di fare una prestazione di carattere e di orgoglio, l'abbiamo fatto contro una gran squadra, prima in classifica, e quindi questo a testimonianza del fatto che possiamo giocarcela veramente con tutti se giochiamo in questo modo. Per cui prendiamo quello che di buono oggi abbiamo fatto assolutamente e lavoriamo questa settimana per preparare la trasferta di Cossato. Mister Molinaro, una vittoria pesantissima perché la partita non era fra le più semplici, anzi il Baveno ottimamente messo in campo, complicato moltissimo la vostra manovra. Sì, oggi abbiamo avuto tante difficoltà, merito anche della squadra avversaria, e oggi noi non eravamo comunque la squadra che abbiamo visto fino alla settimana scorsa. Non credo siano state le vittorie, però troppa difficoltà oggi, troppa difficoltà nel fare le cose che di solito facciamo, merito degli avversari, ma un po' di merito nostro, nel senso che
certe cose le potevamo fare meglio, potevamo gestire meglio, abbiamo avuto tantissima fretta nella gestione della palla e non capisco perché su un campo sintetico dove si può giocare, quindi niente, c'è qualcosa da mettere a posto. L'aspetto positivo però riguarda il risultato, su una partita così complicata riuscire a ottenere bottino pieno anche in virtù dei risultati arrivati dagli altri campi, può che soddisfare ancora di più la sua squadra. Sì, assolutamente, poi alla fine non credo che Galli abbia fatto tantissime parate o queste robe qua, la sofferenza è stata più nostra, più nel fatto di riuscire a fare le cose, prendiamo di buono il risultato, però facciamo comunque, faccio i complimenti comunque ai ragazzi che non mollano comunque mai, nel senso che giocano le partite, poi alla fine oggi sono stati premiati alla fine credendoci su una palla che andava verso il portiere e tutto quanto. Prendiamo di buono risultato, consapevoli del fatto che oggi potevamo fare e dovevamo fare un pochettino meglio. Ho visto. Dunque abbiamo visto, sentito le parole dei due allenatori, onore del vero, sul gol dell'Accademia non era offside perché abbiamo visto dalle immagini peraltro proprio della vostra telecamera, quindi quella tecnica tattica dell'Accademia che mi hanno mandato, quindi non era assolutamente fuori gioco, poi il vantaggio non si è concretizzato, quindi è quello lì, è chiaramente calcio di rigore. Il rigore poi era netto, ho capito, poi quando devi subire hai tutte le ragioni, perché io non do torto a Molle perché hanno fatto una gran partita, meritavano sicuramente il pareggio e poi all'ultimo minuto secondo me c'era un mezzo, forse lui si riferiva anche a quelle proteste su quel fallo di mano sull'ultimo tiro, lì forse poteva... Purtroppo non arrivava. No, io mi immagino che le proteste fossero riferite a quello. Il Verbania, come diceva c'è Gianmaria, 1-0 al Cossato, 11 punti, seconda vittoria. Perché il Cossato legge la formazione, è una buona squadra. Sono d'accordo. Vediamo la vittoria di Biancocerchiati. Con Tettamani. Seconda vittoria consecutiva per il Verbania, che al Pedroli neutralizza l'attacco stellare del Cossato e mette in saccoccia 3 punti importantissimi per il proseguo del campionato. Andiamo in cronaca. Dopo una lunga fase di studio è il Verbania a rompere per primo gli indugi. Al 23esimo lancio improvviso dalla retrovie, errore in disimpegno della difesa del Cossato con D'Imperio che si trova tu per tu con Raniero. La conclusione dell'11 biancocerchiato colpisce però la parte esterna del palo e termina sul fondo. Il Verbania insiste e si crea un'altra occasione al 34esimo. Tettamanti recupera palla sull'out di sinistra, si accentra lasciando sul posto un paio di avversari e conclude alto dal limite dell'area. La prima vera chance per gli ospiti arriva solo al 42esimo. Corner battuto corto, con la palla che arriva a Gregori. Il tentativo del 2 azzurro termina però altissimo sulla porta difesa da Chiodi. In apertura di secondo tempo, azione insistita del Cossato, con gli azzurri che arrivano al tiro. La palla termina però abbondantemente sul fondo, senza impensierire il portiere biancocerchiato. Al 14esimo passa il Verbania, punizione dalla sinistra di Tettamanti che, dopo un paio di deviazioni, si insacca in rete portando in vantaggio la squadra di casa. Al minuto 27, chance per il Cossato, che arriva al tiro dal limite dell'area. Chiodi blocca in due tempi senza grossi pateni. La partita si incattivisce nel finale, con l'arbitro costretto a estrarre il cartellino rosso per ben due volte. La prima nei confronti di Vadala a causa di un intervento ruvido sull'out di sinistra e la seconda nei confronti di Mancuso, che calcia con stizzo un pallone contro un giocatore del Verbania a terra. Sono le ultime emozioni del match. Verbania batte Cossato per 1-0. Lo diciamo sempre, il valore aggiunto del Verbania in questo momento, io ho detto il Borgomanero Orlando, Gianmaria, c'è cioè questo Tettamanti, il Dano che sta... veramente vivendo una, non è che sia vecchio, una seconda giovinezza, è sbagliato, no, però un bel momento, un'altra alba della sua carriera, possiamo dire così, cioè insomma 30 anni, 31 anni, sì. Però sembrava, in tanti dicevano non vuole più fare il calciatore, insomma, dimenticatoio, era andato un pochino, era finito, invece è lui il faro, Giamma. Sì, premetto che mi piace tantissimo come giocatore e quindi magari forse sono un po' di parte, però vabbè, si vede in campo anche dalle immagini, così è un gran livello, tecnicamente fa la differenza. E avere un giocatore così in squadra sicuramente aiuta tanto, anche perché adesso col gol di ieri aveva fatto gol a Baveno, aveva fatto gol 5 in Coppa Italia, ma ne ha fatti 5 finora, sì, sì, 5 campionato e mi sembra forse 4-5 in Coppa Italia, sì. È già quota a 10. Sentiamoci le interviste di Verbania Cossato. Una grandissima prestazione quella di oggi da parte del Verbania, che ferma l'attacco del Cossato, e cosa significa questa vittoria per i colori biancocerchiati?
Assolutamente significa tanto, perché vincendo a Baveno, vincendo oggi contro una squadra molto difficile, per noi è una cosa molto positiva. Quindi ci porterà ad affrontare la prossima partita in una maniera più non tranquilla, però sempre concentrati con la stessa intenzione di vincerla. Prossima settimana c'è un'altra partita molto complicata in trasferta contro il Venaria. Come arriva quindi il Verbania a questo match? Arriva senza un difensore centrale per colpa mia, perché ho pensato che mi ridassero la palla, ma sbagliando, perché mi sono girato e ho visto Bianciotto per terra pensando che me la ridassero, ma in realtà no. Però e poi dopo da lì, povero Badalà, ho dovuto prendere un rosso per colpa mia, mi sento in colpa e mi dispiace, perché più che altro è un ragazzo che sta facendo molto bene, che è molto forte, è molto irruento, e infatti si è visto. Però no, è una grande mancanza, però noi arriviamo con tutta la squadra al completo, tranne lui, e ricordiamoci che oggi è il compleanno di Candeliere, che è molto importante, che purtroppo oggi non ha potuto giocare per cause varie. E niente, quindi speriamo di recuperare Candeliere, e se no siamo fritti. Una sconfitta che arriva dopo una serie di risultati utili consecutivi, dopo una serie di ottime prestazioni. Cos'è successo oggi? Ma niente, è stata una partita secondo me tirata, dove abbiamo perso tutti i duelli fisici, quindi oltre ad aver preso un sacco di botte li abbiamo persi tutti. Nessuna delle squadre ha tirato in porta. Loro hanno avuto una palla gol il primo tempo clamorosa su un erroraccio nostro, e hanno fatto il secondo gol. Fisicamente hanno vinto tutti i duelli, e quindi alla fine forse anche il risultato è anche giusto, anche se parate portieri mi sembra che non abbiamo fatto. Forse ne ha fatta uno anche il vostro alla fine su un tiro di Bernardo, ma la partita è stata una partita fatta di agonismo, di grande intensità, con poche occasioni, insomma. Per me è una brutta partita. Come arriva la sua squadra all'appuntamento di Baveno della prossima settimana? Beh, la squadra non lo so, io arrivo incazzato nero, perché una partita che deve finire 0-0 deve finire 0-0. Oltretutto il gol mi sembra che l'abbiamo fatto noi, quindi non va bene. Complimenti a Verbania, che ci ha messo in difficoltà sul piano fisico, ci ha battuto su tutte le palle, e questo è il risultato, che poi alla fine su una di queste, tra parentesi, una palla conquistata qua per non buttarla via, hanno preso la punizione e hanno trovato il gol. Secondo me, altro lato positivo del Verbania, avevo detto che proprio quando c'è stata la partita Verbania Accademia con Borgomanero c'era poca gente. Ieri ho visto invece iniziare ad esserci una cornice un po' più degna del Pedroli, della storia del Verbania, insomma saranno contenti in società. Mi fa piacere questo, che Verbania è sempre stata una piazza eccezionale, già quando giocavo io, quando facevo il direttore sportivo di Borgomanero, insomma. Diciamo in zona era assolutamente quella con più pubblico, e molto piano. Caldo oltretutto, però era bello giocare a Verbania, è ancora bello giocare adesso. Campo, tra l'altro, abbiamo visto com'è che è la situazione dei campi. Liberazione, diamo un voto? Potrebbe essere meglio secondo me, però non mi vado ad attribuire colpe a nessuno, perché comunque stiamo dando una mano anche ad altre società che possono giocare sul nostro campo. Sono diciamo ha piovuto poco, quindi ha creato dei problemi, però il nostro con l'RG Ticino, i loro giocatori l'hanno guardato con meraviglia, perché non pensavano. Quindi sette, Gino? Sette, diamo il voto al campo del sì, ma io direi sette, perché diciamo è curato bene. No, è un gran campo. È un gran campo. Sì. Cioè, vuole dare 7,5, perché ho visto il Pedroli, mi sembra ottimo quello del Pedroli, in fondo visto quando abbiamo giocato noi ero un po' scivoloso così, ma insomma, sempre più buono. Gino. Esatto, no, per quello dico che il nostro ha subito un po' la mancanza d'acqua e quindi ha recuperato. Ho visto ieri quello delle Verbania, mi sembra tornato un parato. Ma insomma, come Deus comanda. Quando si andava a giocare a Verbania c'era soggezione, entrare per paura di pestare l'erba, talmente era bello. Bellissimo. Ecco. La soggezione, non so se l'abbiano avuto i giocatori che hanno sfidato il Briga, però Balgini Show ieri ha trascinato la squadra di Ricca, è la prima vittoria del campionato. Vediamo. Prima storica vittoria del Briga nel campionato di eccellenza. Trascinata dall'uragano Balgini, la banda Licai coglie la prima vittoria stagionale ai danni di una Pro Recca in evidente difficoltà.
Il primo sussulto del match al quarto d'ora, punizione di Bellocci dalla tre quarti, la palla attraversa tutta l'area di rigore, senza che nessun avanti del Briga trovi la deviazione vincente. Un minuto dopo, Balgini dal limite, Petruzzella si distende e respinge. Al 17esimo, azione personale di Balgini, Roccia non può che atterrarlo, rigore netto che la punta ex Oleggio trasforma. La Pro Reca si rende pericolosa da calcio d'angolo. La battuta dalla destra di Sinisi, l'incredibile errore sotto porte di Roccia che continua la sua domenica negativa. Alla mezz'ora, Paris sulla linea salva sulla battuta a rete di Suppa, ma il raddoppio è solo rinviato di qualche istante perché Balgini è una furia e al 31esimo, dopo un bello scambio con Cantadore, mette in rete la palla del 2-0. Al 37esimo, la Pro Reca la riapre. Il merito è tutto di Verculla, decisamente il migliore dei suoi, che fa partire un tiro impalabile per Margarita. Nella ripresa, dopo soli 44 secondi, tiro cross del solito Verculla, palla fuori di un soffio. Al quinto, super gol di Bellocci. Il suo tiro cross sorprende Petruzzella e porta avanti per 3-1 il Briga. La Pro Reca prova a reagire con Galletta. Conclusione, fuori misura. Al 23esimo, cioccolatino di Salvatore Perpici, che di testa manda alto. Gli ospiti provano a riaprirla da calcio piazzato. La punizione di Volpatto è insidiosa, ma Margarita non si fa sorprendere. Al 90esimo, rosso diretto per Nalesso e Briga costretto a chiudere la partita in 10 uomini. Al terzo di recupero, fucilata di Sinisi da calcio piazzato. Margarita si oppone da campione. Nonostante il forse in finale degli ospiti, il risultato non cambia. Vince il Briga 3-1. Dunque, prima di andare ancora in pubblicità, Daniele Bagnati mi ha mandato un messaggio questa mattina lanciandomi una provocazione, no? Un parallelismo tra la Pro Eureka e il Borgo Vercelli della scorsa stagione. Il Borgo Vercelli era partito per vincere. E si diceva sempre ogni domenica, no, ma il Borgo Vercelli si rialza, si rialza, si rialza, si rialza, era successo. La Pro Eureka, è vero che siamo 6 giornate, però un punto è veramente per una squadra che doveva lottare. Apprezzato per lottare, perché insomma i nomi li conosciamo. Poi l'allenatore siciliano, cioè non è una cosa casuale, oramai dopo quante 6 partite, certo. C'è qualcosa che non va sicuramente. Può essere parallelismo tra Borgo Vercelli e Pro Eureka, è azzardato ancora? Non lo auguro a nessuno, perché non auguro del male a nessuno. No, però, perché siciliano è un amico, quindi. Le potenzialità ci sono, qualcosa deve succedere. Già, ma poi andiamo in pubblicità. Non conosco, ti dico la verità, la fattispecie, la situazione, però sì, quando fai una bella squadra e poi i risultati non arrivano, deve fare un po' male. Anche perché non è che abbia forse, ha giocato con l'RG Ticino. Però non è che abbia avuto anche un calendario particolarmente complicato. Ma no, sono loro che non, cioè, hanno qualche, una famosa scimmia sulle spalle che non riescono a togliersi. L'anno scorso Borgo Vercelli, se calcoli la squadra che c'era Tettamanti, che non era quella di quest'anno. Cambò è arrivato. Cambò, Gallaggia, ma no, ma il Canino. Erano lì, però, anni sfortunati che non... Certo, che non riesce a invertire la tendenza. Pubblicità, poi ancora terza parte, direi tanti per dire. Di nuovo insieme dopo pubblicità. Gino è scatenato perché lui, quando gli dico silenzio che stiamo per andare in onda, lui è scatenato. Briga, un giudizio sul Briga, no? Ottima squadra. Si salva in carrozza? Ma per me sì, per me è una squadra metà classifica sicuro. A me sempre, la seguivo già l'anno scorso, diciamo molte volte non avevo la possibilità, per me è un'ottima squadra, squadra che gioca bene a calcio e deve essere un buon allenatore che lo conosco poco, però gioca a calcio. Giamma? Sì, abbiamo fatto un amichevole prima di iniziare il campionato e sì, sicuramente merita di essere lì. Ne è promossa, vediamo. Farà il suo campionato. Importante. Sentiamoci le interviste di ieri. Mister, una vittoria decisamente importante, una vittoria voluta con un atteggiamento che a me è piaciuto parecchio, combattente, un ottimo Briga. Sì, i ragazzi veramente ci hanno messo il cuore, sapevamo che era una partita importante, purtroppo arriviamo da un momento veramente difficile, ma il gruppo devo dire che ha sempre lavorato bene, ma ha sempre dimostrato in settimana che ci credeva, noi ci crediamo, non abbiamo ancora risolto tutti i problemi, ma l'atteggiamento, il cuore di oggi ha fatto vedere che questo Briga con questo atteggiamento, secondo me con questa voglia, secondo me anche di soffrire, perché c'era anche da soffrire, secondo me contro una ottima squadra, perché secondo me è un'ottima squadra, non merita secondo me i punti che ha in questo momento,
possiamo toglierci, secondo me, da questo momento di difficoltà, diciamo. Quanto è stato importante il recupero di Bagini, oggi trascinatore, leader, io ho definito in cronaca l'uragano oggi. Ma sì, Bagini è importante, ma non è importante solo lui, è importante come è stata la squadra. Sapevamo che lui in questo momento qua ci può dare una grande mano, perché nel momento in cui la squadra è un po' più in difficoltà, sappiamo che lui per noi è un riferimento importante, ma non ha fatto solo quello. Secondo me ha avuto veramente l'atteggiamento, come dicevi tu prima, sempre positivo, aiutare la squadra fino all'ultimo. Lui, ma io veramente oggi non parlo dei singoli, perché secondo me oggi ho visto veramente un gran Briga. È una grandissima vittoria, spero che ci dia un po' più di morale, ma sicuramente sarà così, ma andiamo avanti, vediamo cosa succederà. E adesso domenica trasferta difficilissima in Val d'Aosta contro la Greville. Sì, sì, ma secondo me è un campionato difficile, se lo sapevamo che avremmo fatto un po' di fatica, non speravamo, cioè non pensavamo così tanto, speravamo un po' meglio, però devo dire che la società, devo ringraziare la società, il direttore, il presidente, perché anche nel momento in cui le cose, nel calcio funziona così, le cose quando non vanno bene si pensa prima, si è magari istintivi, si può fare qualche errore. E invece devo dire che la società è sempre stata unita, compatta, il gruppo anche, e andiamo in Val d'Aosta, ma per noi siamo nuovi nella categoria, dobbiamo ancora migliorare, dobbiamo ancora entrare veramente con la testa in questa categoria, che secondo me è veramente molto molto difficile. Dunque, promozione invece, ieri Gianmaria, il Bulè si è fermato con un pareggio dopo 5 vittorie consecutive, prima o poi ovviamente doveva capitare, la Pronovara ne ha approfittato. Saranno loro due o c'è anche qualche altro terzo possibile incomodo nella lotta? Vediamo, sicuramente sulla carta sono due squadre che hanno assemblato un team super competitivo, e però la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, ogni partita è a sé e vedremo insomma con l'andare del tempo come... Forse rispetto all'anno scorso in cui... Si diceva che c'erano, non si diceva, l'ha detto la classifica e il campionato, che c'erano due squadre che sarebbero andate via, cosa che è stata, no? Briga e Cossato hanno avuto un rendimento clamoroso e non ci sono stati playoff. Quest'anno io credo che i playoff possano esserci, cioè, nel senso non vedo due che si staccano così tanto dalla terza o dalla quarta, poi magari posso sbagliarmi, però secondo me l'Arona, l'Omegna, ma... a qualche altra squadra possono tenere botta e fare in modo che ci siano i playoff. Anche il Trino che ieri avete sconfitto, sulla carta è una squadra, è una signora squadra. Sì, sì, sì. Vedremo, sì, a giudicare da adesso siamo tutte lì. Poi adesso noi abbiamo, nelle prossime tre partite, abbiamo Feriolo, Arona, Bulè, quindi... Ah, le avete tutte? Sì, un bel filotto difficile e... Chiaro, speriamo che ci siano questi playoff, perché... È l'obiettivo? Cioè, voi ne parlate nello spogliatoio? No, ti dico la verità, no, non abbiamo questo chiodo fisso. Sicuramente siamo tutti d'accordo sul fatto di dare il massimo e lavorare tutti quanti per andare nella direzione. Nessuno gioca per perdere, chiaro. Siamo molto determinati, siamo uniti, però non abbiamo quel... anche dalla dirigenza quella cosa di dire dobbiamo arrivare primi o quell'obbligo, no, diciamo, esatto. E noi lo dico spesso, no? Lo dico a te che magari non lo sai, c'era una frase di Viganò classica: la differenza tra il piacere di vincere e l'obbligo di vincere fa la differenza del mondo nello sport. Giustissimo. Ho parlato con mio padre l'altro giorno, sì, di questa cosa qua, mi ha detto che se tu ti diverti le cose vengono quasi anche da sole, se invece tu hai quell'ombra sempre del devi fare la prestazione. Ma succede a noi quest'anno, guarda. Ecco. Giuro, guarda, è perfetto per noi, cioè nel senso, non abbiamo l'obbligo di niente. Non l'ho detto io, l'ho detto Viganò, quindi. No, abbiamo Viganò, è un grande, perché sai, lo conosciamo tutti, no? Per dire che ti diverti giocando, poi viene il risultato aiuta perché ti dà morale, da tutto, sì, però non hai l'obbligo, noi non abbiamo l'obbligo di far nulla, cioè va bene così, siamo contenti, però perfetta quella frase. Per esempio ieri Feriola ha fatto il colpo, perché insomma andare a vincere ad Arona. Sì, sì, sì. Giocate domenica, no, contro il Feriolo? Contro Feriolo, sì. Ricordo. Sì. A Galli. Andremo. A Galli? Sì. Lo so perché non c'è il Tigre, no? Quindi mi ha detto che deve via una settimana, quindi... Devi essere informato adesso. Il Tigre. Juve Domo, Piedimolera, anzi, Piedimolera, Juve Domo, vittoria 2-0 del Piedimolera.
Poi chiedo a Gino, dall'alto della sua esperienza, un po' questa difficoltà prevista, preventivabile della Juve d'Amore dei giovani, come se ne esce. Però prima l'immagine della partita. Il derby tra Piedimulera e Juventus Domos se lo aggiudicano i gialloblu con il risultato di 2-0. La cronaca. Durante i primi minuti di gioco la partita è piuttosto equilibrata. Il primo sussulto al quarto con un tiro da fuori area di Soncin, palla tesa ma larga. Bella occasione per i gialloblu al settimo grazie ad un lancio di Rossi per Ceschi che si inserisce tra i due centrali, scarta anche Bleve ma a porta vuota viene contrastato da Soncin che salva i suoi. Sul fronte opposto, al dodicesimo, è Cabrini a trovare il varco per Garbagni, che tutto solo davanti ad Angelucci perde il tempo e il portiere di casa fa sua la sfera. Il primo gol di giornata si registra al 23esimo. Punizione dal vertice destro dell'area di Ceschi, Martelli sbuca sul secondo palo e da due passi deposita in rete. La Juventus Domo prova a reagire al 28esimo con un cambio di gioco di Soncin per Cabrini che dalla destra rientra e va alla conclusione. Angelucci attento e blocca. Piedimulera vicino al raddoppio al 38esimo con una punizione dai 25 metri di Mainini. Strepitoso l'intervento di Bleve che toglie la sfera dagli incroci. È il preludio del gol che arriva al 46esimo. Scambio sulla sinistra tra Ceschi e Rossi, il numero 11 gialloblu entra in area e calcia. Zani in scivolata tocca di mani e il direttore di gara assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Ceschi, Bleve intuisce ma non evita la rete del 2-0. Bell'avvio di secondo tempo dei ragazzi di Mister Moz che potrebbero subito aumentare il parziale. Al secondo minuto continua il duello Mainini-Bleve. Il portiere Granata con un'altra bella parata abbassa la saracinesca sul calcio piazzato del capitano gialloblu. Al settimo la rimessa dalla destra di Della Vedova spiova in area. Rossi da due passi non trova il tapin. Nei minuti successivi ci provano Trunfio per la Juventus Domo al 17esimo e Ceschi per il Piedimulera al 20esimo. Nessuno dei due trova però lo specchio della porta. Al 25esimo punizione di Ceschi d'esterno. Bleve blocca a terra. Occasionissima per i padroni di casa al 28esimo. Mainini vede il taglio di Ceschi che si presenta tu per tu con Bleve che si oppone. La palla rimane lì, Campion la rimette al centro per Ceschi e miracolo di Bleve. I padroni di casa sono meglio posizionati in campo e al 31esimo Della Vedova dalla destra mette al centro per Martelli che in scivolata manda a lato. Timida risposta degli ospiti al 32esimo grazie ad un cross dalla destra di Ticozzi per la testa di Trunfio che gira a lato. L'ultima occasione di giornata si registra al 44esimo con Ceschi che dopo un'azione personale calcia dal limite. Bleve ancora una volta è provvidenziale. Termina così 2-0 per il Piedimulera. Siamo d'accordo io e Gino sui moduli, cioè il calcio gioca in 11, stavamo parlando di 4-3-1-2, 4-3-2-1, 4-2-3-1, cioè a 11, no? O sbaglio? Ma certo, se hai dei buoni giocatori il modulo mettilo come vuoi, però hai dei buoni giocatori, un buon allenatore, ma deve essere tutto un mixer di... Però in effetti, ma tu guarda che in Serie A l'Allegri non sa più cosa fare, 4-4-2, 4-3-1, ma se la squadra non gira, non è il modulo... O sei tu che non sei bravo a trasmetterlo o sono i giocatori che non lo capiscono, ma non è quello che leggi sul giornale 4-3-5, no, i giocatori vanno in campo, devono sapere cosa fare e mettere tanta voglia. Quello... Anche perché secondo me il giocatore, lo chiedo a un giocatore, che sia in Serie A o che sia in promozione, quando un allenatore ti dice una volta ti fa giocare esterno basso, bene, una volta ti fa giocare interno di centrocampo, una volta ti fa far l'ala, cioè non capisci più niente o sbaglio? Ma diciamo, è vero essere eclettici, essere un giocatore che può giocare in tanti ruoli, è vero, ci sono dei giocatori così. Esatto, stavo per dirti questa sì, cosa qui. Però sono rari. Chiaro, sì, okay. Non è una che caratteristica per tutti. Il problema è quando l'allenatore si inventa la posizione del giocatore, è diverso. Un giocatore può giocare in tanti ruoli, ma poi c'è un allenatore che ti inventa, ti dice Ragis, giocami 10, giocami stop, è diverso quello. Chiaro, sì, sì. No, beh, dal punto di vista del giocatore... E quando tu crei una sorta di abitudine, no? Tu diventi sempre più bravo a fare quel lavoro lì. Se poi ti si cambia tante volte, la tua posizione varia, o sei Paganini, che comunque gli manca da fare il portiere, poi, ed è veramente devastante su vari ruoli, insomma, e se no crei confusione e il giocatore poi non ne risente tanto. Gino, la Juve Domo può risollevarsi? Come fa a risollevarsi?
l'augurio mio è sicuramente, lo spero, perché insomma è una delle poche squadre che sono rimaste dell'Ossola. Se mi ricordo i derby che abbiamo fatto Villa Domo, quando c'era, non lo so, migliaia di persone, lo dico davvero, è un dispiacere vederla in quella condizione. Poi non lo so, hanno puntato sui giovani della zona, giusto? Non è facile, perché trovarli della zona, buoni, insomma, bisogna avere pazienza. C'è da avere tanta pazienza, poi non so che programmi hanno loro, la società cosa vuole, cosa chiede, questo... No, tranquillità sicuramente, però esserli ti fa un po' rabbia, anche sentiamo le parole di Michael Nino, un po' arrabbiato sicuramente. Sentiamo. Mister, quest'oggi una vittoria nel derby, un 2-0 maturato nel primo tempo interamente, però direi che il risultato non è mai stato messo in discussione. Sì, oggi abbiamo fatto una partita come l'avevamo preparata, sapevamo che loro partivano forte nel primo tempo, per cui l'abbiamo cercato di contenere subito e siamo partiti più forti noi. Direi che l'atteggiamento è stato un atteggiamento sul quale ci stiamo lavorando da tempo e oggi si è visto, e sono molto molto contento della prestazione, oltre che del risultato naturalmente. Un Piedimulera che sembrava partire svantaggiato prima dell'inizio della gara, in quanto mancavano dei nomi importanti per la sua rosa, come quelli di Viscomi, di Rogora e di Fornara. Sì, però noi siamo gruppo, lo dico dall'inizio dell'anno, siamo tanto giovani, per cui dobbiamo crescere di partita in partita, ma quelli che sono entrati oggi non hanno fatto rimpiangere. Adesso aspettiamo il rientro dei nostri giocatori che tu hai citato, che sono giocatori per noi fondamentali, ma chi viene dietro deve capire esattamente qual è lo spirito della squadra, qual è lo spirito della società, qual è lo spirito che io chiedo a loro, e direi che oggi ho avuto davvero delle belle risposte. Mister, quest'oggi un 2-0, due reti subite nel primo tempo, cos'è che non ha funzionato? Tutto, a partire dall'atteggiamento, alla prestazione in campo, alla cattiveria, alla voglia, quindi è giusto che perdi, anzi potevamo prendere sicuramente un altro o magari anche altri due, quindi dobbiamo ripartire, cambiare atteggiamento tutti quanti e fare un po' più di fatica e pensare che dobbiamo fare molto 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 meglio, altrimenti diventa un campionato lunghissimo. Una Juventus Domo che si sapeva fin dall'inizio fosse una formazione comunque molto giovane, ma nonostante questo con delle buonissime qualità che abbiamo anche intravisto fino ad oggi. Su cosa dovrà lavorare maggiormente, oltre che all'atteggiamento come citava? Ma sì, siamo giovani, si sapeva già, ed è giusto che sia così, però dobbiamo lavorare, lo ripeto, sulla cattiveria, la grinta e la fame, perché chi indossa questa maglia lo deve fare in maniera assolutamente diversa e non come oggi. Interviste, cioè, se mi sembra di riavvolgere il nastro, rivedere le parole di Nino riferite a Moz 2 settimane fa, quando aveva strigliato la sua squadra, parole forti, no? I giovani... quando sentono, io immagino, queste parole del loro allenatore, un sussulto l'avranno, cioè ha detto delle cose chiare, Michael ha detto chi indossa la maglia del Juve Domo deve avere un altro atteggiamento, deve giocare in maniera diversa, deve dimostrare di meritarsi questa maglia che, come dicevi tu Gino, è molto pesante. Insomma, un messaggio chiaro da parte di Michael, tirato, solitamente sempre sorridente, l'ho visto tirato anche in viso. Ma perché voleva trasmettere ai giocatori questa determinazione, questa voglia, altrimenti fanno brutta fine. Lui ha detto delle cose sacrosante, adesso dipende dai giocatori se le recepiscono, se hanno voglia di capire che è un momento bruttissimo, altrimenti è dura sì, perché i giovani poi hanno bisogno... Un messaggio chiaro, qualche volta Tabozzi in passato ve l'aveva lanciato, no? qualche frecciatina a mezzo televisivo. Sì, ma noi col Tabo siamo sempre stati molto... quello che succede nello spogliatoio, questa filosofia qua l'ho imparata da lui e... è molto importante secondo me, quello che succede dentro deve anche un po' rimanere dentro, però sì, quando poi senti che le cose non vanno bene e bisogna cambiare un attimo marcia, allora da giocatore ti assicuro che io penso che anche i ragazzi della Juve Domo abbiano recepito, perché non è bello. Guardi più davanti, se ci rivediamo la classifica di promozione, o più dietro? In che senso? No, non ho capito. L'Omelia adesso è quarta, no? Mm-hmm. Ok. Posto che hai detto che nello spogliatoio non parlate di obiettivi, di arrivare terzi, secondi, primi, settimi, decimi, tu personalmente guardi chi sta davanti
o guardi anche un pochettino chi sta dietro? Sia avanti che dietro, perché comunque sia, se vuoi fare meglio devi guardare un attimino avanti, ma devi stare anche attento dietro, perché se concedi troppo poi trovi in difficoltà. Cosa ci fa De Ponti in promozione? Un gran calcio, mi piace tanto De Ponti. Poi gli voglio bene, siamo amici. E cosa ci fa? Tu dici potrebbe fare di più? Dovrebbe. Dovrebbe, non lo so, però è un ragazzo che quando io lo faccio un paragone che è blasfemo, ovviamente, no? Sì. Lo sai già? No, non lo rido per... A me ricorda Kakà. Ok. Chi stai parlando di? Di De Ponti. De Ponti. Ah, bravo. Molto bravo. A me piace, ricorda Kakà. Molto, testa alta, un trequartista che può giocare anche a fare il regista in mezzo al campo, come ha fatto determinate volte. Ti fa la mezzana, Kakà, ti fa sì. A me ricordo testa alta, fisico, velocità e capacità di fare gol. 5 ne ha fatti, no? Già. Siamo a 5, sì. 5. No, 4. 4-5, sai? 5. Quello di ieri forse 5, secondo me. Sì, sai che... Ha fatto doppietta una partita, ha segnato in trasferta a Chiavazza. E poi siamo col... Ha fatto quel gol in 5, casa. 5. Siamo lì. Domenica dopo ha segnato, non mi ricordo. No, siamo a 4 allora. Siamo a 4, mi sa. Beh, è uscito oggi 2000? Il sì, non mi ricordo, 4 o 5. O 4 o 5, siamo però, là comunque. Però ecco, mi ricorda Kakà, ho detto una stupidata. No, ma guarda che ha le movenze proprio che, sai, questo diciamo passeggiare sul pallone, anche a me è sempre piaciuto tantissimo. Poi quando era 2000 abbiamo tentato anche di, però stava bene Omegna, e Omegna giustamente lo tenne. Però è un buon giocatore, in promozione uno dei migliori questo. Ah, secondo me sì, uno dei migliori 5 centrocampisti di questo campionato. Questo per dire che dicevi guardate avanti e guardate dietro, però mancano 24 giornate ovviamente alla fine del campionato, un pensierino ai playoff io credo che per... Sì. Lo dobbiate fare, lo facciate. Poi eventualmente sarà... direttore compa a dirci qualcosina. Non ti dico, come ribadisco quello che ho detto prima, non abbiamo questa smania di vincere. Avete il piacere. Esatto. Se poi è chiaro, se ti trovi in quella situazione lì, allora non ti nascondo che farebbe piacere, nel senso. Però per ora siamo tranquilli e finché la barca va. Lasciala andare. Yeah. Grazie Gian Maria. Grazie a voi. Insomma, era teso, ma non farmi donna, avessi fatto bravissimo. No, già poi... subito l'eleganza dobbiamo fargli. Sì, assolutamente. Ci ha messo in soggezione. È uno dei top 10 ospiti giovani in 20 anni dilettanti come eleganza. Il professorino, lo chiamiamo così, adesso dico di chiamarlo così nello spogliatoio. Grazie a Gino. Insomma, grazie a te dell'invito, scherzi. Anche perché tu sei stato fortunato, perché hai preso invece... L'anziano passamitiano è più elegante che ci sia nella provincia di Vicenza. L'ho fatta apposta. Gino Cocconi, l'uomo sempre abbronzato. Grazie a Gino. Grazie a te, a Gian Maria. Dilettanti per dire, come sempre, torna lunedì prossimo alle 21. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con i nostri programmi.